questa primavera di Pippo Inzaghi. Sì, sì, veramente, veramente, immagini bellissime. Poi a Pippo Inzaghi e ai ragazzi fa piacere di vedere sul grande schermo le immagini dei loro gol. Nel nostro piccolo a Milanciano abbiamo contribuito evidentemente a realizzare, a montare il filmato che in questo momento sta andando sul maxi schermo di San Siro per questa nostra primavera, che ha stabilito il record di vittorie nel torneo di Viareggio, nella storia del torneo di Viareggio, che è un torneo internazionale, mondiale, e vengono squadre da tutto il mondo tutti gli anni per giocarlo. Milan per la nona volta vincitore, qui vediamo Pacifico e Mastalli che portano il trofeo che l'altra sera è rimasto da Giannino, poi Pippo Inzaghi è andato a recuperarlo. Dietro c'è Petagna in divisa ufficiale Champions, c'è Pippo Inzaghi che saluta tutti con al fianco i suoi collaboratori, i suoi ragazzi, perché i cori negli spogliatoi, ho sentito bene l'altro giorno, ce n'erano alcuni: oioioi Pippo Inzaghi segna per noi, classico coro della curva, ma c'era anche oioioi Pippo Inzaghi resta con noi. E questo insomma è un concetto che ad Adriano Galliani e a tutto il Milan è molto 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 caro, Laura. È vero, proprio così, infatti insomma sappiamo quanto Pippo ci tenga ai suoi ragazzi. Ovviamente vedete Andrea Petagna leggermente colorato, differente, perché insomma deve giocare la Champions League questa sera, non solo fare il giro di campo con la Viareggio Capo, ovviamente partirà dalla panchina Andrea Petagna, però chiaramente questo è il colpo d'occhio dell'attaccante rossonero. Tanto vedete tutti i giocatori della primavera insomma felici, e Pippo Inzaghi in prima linea. Magari Alessandro, se vuoi anche tu commentare l'emozione, la sensazione che ti dà questo giro di campo, insomma l'hai seguita la primavera per diverso tempo, insomma la segui ancora, no? Sì, ho avuto la fortuna di essere a Viareggio, di vivere con i ragazzi quello che hanno vissuto durante, ma soprattutto al termine di quella partita, le emozioni di quella che è stata la giornata nella quale hanno conquistato proprio la Viareggio Cup, e poi tutta la serata da Giannino con il meritato trionfo. E questo mi sembra il giusto applauso che viene dato dallo stadio di San Siro a questa squadra, che ha giustamente, come sottolinea lo striscione della curva, onorato questa maglia. E certamente questo penso che sia qualcosa, queste parole e questi applausi che hanno sentito e che hanno provato e che sono stati proprio dati a questi ragazzi, penso che questi ragazzi se li porteranno nel cuore per molto molto tempo, perché è veramente una cosa che non capita a tutti. E penso che quello che veramente è arrivato è stato il grande cuore con il quale questa squadra è riuscita a vincere questo trofeo. Non era facile, era stata soprattutto nella finale, ma anche nelle partite prima ci sono stati dei momenti difficili, momenti dai quali se non hai cuore, se non hai grinta, se non senti veramente il peso e l'importanza della maglia che stai indossando, forse non riesci ad uscirne. Questi ragazzi invece sono stati veramente artefici di tutto questo, e penso che questo applauso sia veramente meritatissimo. Sottolineava giustamente il direttore il momento nel quale possiamo testimoniare nel corso della serata era rimasta proprio da Giannino la Coppa Carnevale, che dopo è tornato Pippo Mister Inzaghi a riprenderla, e in questo momento ancora inquadrati i giocatori che la stanno portando. Davide Pacifico, il capitano, molto emozionato al momento in cui la squadra gli ha dedicato il coro "un capitano, c'è solo un capitano", perché è chiaro che anche a livello giovanile e a livello di primavera si prova emozione nel momento in cui il gruppo ti tributa questo onore. E Alessandro Mastalli, che è stato uno dei giocatori che hanno spiccato di più in questo torneo di Viareggio, il gol in finale del 3-1, ma soprattutto tanta corsa, tanta qualità che è riuscito a dare. E poi tutti gli altri veramente andrebbero nominati uno ad uno, perché non c'è stato un giocatore che non sia stato importante in questa vittoria, anche chi magari non è potuto scendere in campo, ma veramente la forza di questa primavera è stato il gruppo, e quindi tutti quanti meritano il giusto tributo e il giusto riconoscimento. Benissimo Alessandro, benissimo, bellissime queste immagini, le abbiamo viste, le abbiamo gustate direttamente anche con l'audio in live, adesso ce le stiamo riguardando un attimo, ma a questo punto direi che possiamo ritornare a concentrarci sulla partita. Anzi no, guardiamoci ancora queste che sono le immagini proprio dell'arrivo dei ragazzi di Pippo Inzaghi da Giannino, quindi stiamo ancora vedendo alcune immagini proprio della primavera di Pippo Inzaghi, che ci concentreremo tra poco sulla prima squadra. Alessandro, quindi commentale pure. Sì, intanto sempre Pacifico, che è giovane e forte, quindi sostiene il peso di una coppa che devo ammettere. Sono tutti giovani, forti. Sì, no, sono tutti giovani e forti, però devo ammettere che quella coppa pesa. Pesa, l'hai provata, l'hai sentita tu? Sì, lo ammetto, vabbè, lo ammetto.
e pesa veramente tanto, okay. E questo penso che sia un momento molto molto bello, il momento nel quale l'amministratore delegato lo Sonnello Adriano Gagliani un po' sgrida ma col sorriso, perché alla fine è andata bene, Michael Fabbro, per quella piccola ingenuità, chiamiamolo errore di gioventù, di togliersi la maglia. Adesso l'ha imparato, non lo dovrà più fare nel corso di quella che gli auguriamo sia la carriera migliore possibile che possa avere Michael Fabbro. Però bella questa immagine proprio del momento in cui viene redarguito per essere sotto la maglia, e poi il festeggiamento proprio all'interno del ristorante da Giannino. È stata una giornata per loro penso estremamente importante, perché davvero quello che è successo quel giorno e quello che è successo oggi come completamento perfetto di quella giornata, questi ragazzi se lo porteranno dietro per tanto tempo. Sicuramente, direi proprio per tutta la vita, sono quelle